Quando il giudice celebra la legge, è esattamente come il prete che dice la messa. Il giudice può dubitare, interrogare se stesso, tormentarsi anche, ma nel momento in cui pronuncia la sentenza, allora non più. In quel momento la giustizia si è compiuta. Sempre? C'è stato un prete che mentre rompeva l'ostia si è trovato il sangue sulle vesti. Perché dubitava? A me non è successo mai. Nessuna sentenza ha mai sporcato di sangue le mie mani. Nessuna condanna ha macchiato mai la mia toga. Certo, è sempre una questione di fede. Non ci siamo capiti a quanto vedo. Non sono cattolico e naturalmente non sono neanche cristiano. Comunque, non ho mai avuto di queste debolezze. Non ho mai creduto a Voltaire, al suo trattato sulla tolleranza. Lui ha cominciato con la storia dell'errore giudiziario. La virtù, la pietà, l'innocente caduto nelle mani dell'errore. Quale errore? Il giudice che con una sentenza può uccidere impunemente. Bah! È Voltaire che per primo ha seminato dubbi sull'amministrazione della giustizia. Ma guai, quando una religione comincia a tenere conto dei dubbi della gente, allora vuol dire che è già morta. È così che siamo arrivati a Bertrand Russell, a Sartre, Marcuse e a tutti i deliri di questi giovani di oggi. Allora è tutta colpa di Voltaire. Sì, ma Voltaire aveva una scusante. Ai suoi tempi non ci si rendeva conto fino in fondo del pericolo di quell'idea, ma oggi, con l'avvento delle masse, il pericolo è diventato mortale. Se si continua così, la sola forma di giustizia sarà quella che i militari in guerra chiamano decimazione. Uccidere per punizione un soldato ogni 10. Niente, non esistono più individui oggi. Non esistono più responsabilità individuali oggi. Il suo mestiere, mio caro amico, è diventato ridicolo. Andava bene in tempo di pace, ma oggi siamo in guerra. Rapine, sequestri, uccisioni, sabotaggi, questa è guerra. E come in tempo di guerra, la risposta è decimazione. 1, 2, 3, 4, 5, fuori! 1, 2, 3, 4, 5, fuori! 1, 2, 3, 4, 5, Kress, condannato!